Parliamo del concetto di logistica integrata, spiegando di che cosa si tratta e che definizione possiamo dare di questo termine. Logistica è stata sempre considerata un aspetto quasi di servizio e invece poco ci si è ragionato quasi come fosse una delle variabili del marketing. Il passaggio da una logistica in senso tradizionale ad una integrata viene ad allargare l'approccio alla logistica inserendo quelli che sono i servizi e in particolare il concetto di soluzione. Cioè non solo ragioniamo in termini di spedizioni, quindi di intervento sulla distribuzione fisica, ma anche e soprattutto su quella assistenza che appunto va ad integrare il concetto della logistica tradizionale, fornendo consulenza su tutti gli aspetti documentali e anche sulla scelta degli spedizionieri e sulle modalità e sul modus operandi di questi. Che consigli si sente di dare ad un'azienda che vuole aprirsi ai mercati esteri e in particolare spedire nel Nord America? Innanzitutto la conoscenza, perché oggi nei mercati non si entra se non si ha una perfetta conoscenza di quelle che sono le tendenze, le esigenze del mercato. Poi il tema della relazione, cioè il passaggio dalla vendita del prodotto allo sviluppo di relazioni prevalentemente di medio-lungo termine. L'idea di andare, vendere e tornare a casa oggi non può essere più realizzata. Quindi direi un approccio culturale che ha nell'organizzazione, nell'inserimento di giovani e anche nell'approccio al digitale nuove prospettive. E quanto conta poter scegliere lo spedizioniere? La scelta dello spedizioniere, la scelta poi di tutti i servizi di assistenza, rivestono un ruolo sempre più strategico. Allora da questo punto di vista bisognerebbe far capire alle aziende clienti, cioè quelle che riceveranno il bene, quanto questa scelta abbia una nuova valenza e richieda competenze che però spesso queste imprese non hanno. Come funziona di solito il meccanismo? Si va avanti per approcci storici, noi abbiamo scritto nel nostro report un comportamento meccanico, cioè si è sempre fatto in un certo modo, si è sempre scelto una certa modalità e si continua in quella direzione. Al contrario, ci sono oggi nuovi servizi, nuove prospettive e quindi anche qui il tema della conoscenza diventa fondamentale.